Capitani in mezzo al mare siamo noi. Capitani in mezzo al mare solo noi. Ti stai divertendo molto però a registrare questi programmi. Federica Peluffo ha detto, dice, sai, mi avete scelto tra tantissime conduttrici e io sono la, forse la più brava italiana. E noi abbiamo Ma non è vero, hai detto così, mi ricordo quel giorno. Sto scherzando. Detto, sicuramente la più carina, la più simpatica, noi l'abbiamo scelta perché abbiamo detto, senza la Peluffo, senza Capitan Glamour, quest'anno non potevamo iniziare. Hai visto, quest'anno mi sono portata anche una mia assistente. Una Venere? Sì, una Venere. Hai fatto beh, una Venere blu, bambin bam 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 bam. Oh, eccoci di nuovo, con Salvo. Buongiorno, caro Salvo, adesso, ci ritroviamo ancora. Mi devi togliere una mia boia. Sì. Fa un caldo boia, voglio una roba di 70, una roba fresca. Leggermente alcolica? Ma falla pure leggermente. Facciamo alcolica. Un gin fizz. Oh. Poco alcolico, di 70, c'è del succo di limone, bello, c'è della soda, frizzantino. Che penso cosa che vuoi di più? L'ideale. Da dove si comincia? Allora, da solito avere lo shaker. Ghiaccio perché ghiaccio ti ho chiesto una cosa fresca, bisogna mettere ghiaccio per forza. Ok. Poi base alcolica gin. Gin, perfetto. Che siamo 6 quello... cl di gin. 6? 6 cl. 6 cl di gin. Che ormai tu lo vedi a occhio a quanto. Oh, okay. Vedi, 6. 4 cl di succo di limone. Perfetto. Che non guasta mai il limone. Con... Abbiamo dello sciroppo di zucchero, l'ho fatto. Perfetto. Da questa è la cosa... Proprio 2 cl. 2 cl. Tanto per levare con l'amaro ossido. No. E poi sono tutti i cocktail molto facili da fare. Facile. E adesso la solita... Solita shakerata. Che è quella che non mi verrà mai a me. Io provo sempre col caffè a farlo. Ah, sì? Non mi viene mai. Possiamo versare? Versiamo e vediamo quello che... Versiamo in un tumbler con del ghiaccio. Perfetto. Oh, guarda che bel colorino. E questo è bello fresco, estivo. Voilà. E lo completiamo con della soda. Ah, ecco il soda. Questa, anche qua devo stare attento questa io perché mancava, io sono un casinista con quel. Perché gli dà 8 cl di soda. Perfetto. Adesso lo abbelliamo con. Completiamo con una. Con il finocchiello, no, il finocchiello fetta, no oggi. No. Benissimo, fetta il finocchiello no, oggi lo lasciamo là. Possiamo mettere anche una mentuccia. Foglierina di menta. Oh, questa sì che ci fa. Adesso io vado, mi prendo la mia cannuccina e me lo assaggio. È il mio ginseng. È fresco. È fresco. Ok, è frizzantina. Grande, grande Salvo. Ponte 10, ti sto dando fastidio, mi sposto, va. Capitan Gossip Solange, oggi finalmente parliamo di un bellissimo ragazzo, bello, Aldo Montano. Lui è diventato anche molto popolare nel gossip, no? Perché poi è stato fidanzato con la bellissima Manuela Arcuri, ma attualmente convive con un'altrettanto bellissima e bravissima star della televisione, Antonella Mosetti, madre di una splendida figlia Asia, che salutiamo. Se ne vada, signorina, vada via. No. Aldo Montano, mio concittadino, livornese come me. Una famiglia piena zeppa di sportivi, di sportività. Che dire di Aldo Montano? Aldo Montano è veramente la spada nel cuore, ha trafitto un sacco di personaggi e ha cercato in tutti i modi di esserci, anche facendo la televisione, anche facendo qualcosa che esulava da quello che è la scherma. Diciamo quasi riuscendoci. È evidente che una buona dose di esibizionismo questo ragazzo l'ha sempre avuta, è normale, ed è però riuscito a concretizzare tutto quello che lui aveva in testa. Beh, la mano di Aldo Montano è una mano molto particolare, una mano molto callosa, ma a prescindere dal fatto che i calli ci possono essere per la spada, ci sono anche perché è una mano di un ragazzo forte, di origini sane. Lui è contro il fumo, è contro l'alcol, è contro le droghe. Mi impapro quando parlo di questo, sempre perché io sono contro anch'io. Mi raccomando, fuori le droghe, ubriacatevi una bistecca al sangue e mezzo bicchiere di vino rosso, come fa il nostro Aldo Montano e come faccio naturalmente anch'io. Che dire di Aldo Montano? Che la sua vita è stralunga. Che l'amore in questo momento va a gonfie vele e ho visto sulla sua mano la voglia di diventare papà. Beh, è giunto il momento per lui di voler diventare di nuovo padre.
Aldo Montano è un personaggio che voi lo incontrate dovunque, comunque quantunque, in un ristorante suo, lo trovate nei locali più chic, ma lo trovate anche a mangiare, nella sua bella Livorno, il pane col prosciutto. Il colore porta fortuna per lui è l'arancio, l'animale fortunato è il cavallo e la cosa fantastica è che adora, stradora il mare. Quindi se voi lo volete incontrare sappiate che a Livorno lui sta sempre al bagnasciuga a prendere il sole. Però non vi fate illusioni, mie care ragazze, perché lui è innamoratissimo della Mosetti. Quindi, guardatelo in lontananza, ma non provate a fare delle avance. Vi risponderà un secco no. Noi, io particolarmente invece dico sì a Aldo Montano. Sì per il tuo successo. A presto Aldo e mi raccomando, non trafiggere più nessuno. Rimani con la tua bella Mosetti.